Bene, ringrazio la Domus per l'invito e voi per la presenza, una bellissima giornata, siete qui a ascoltare una noiosissima conferenza su un paese stranissimo che è la Polonia. Nel corso dei secoli la Polonia è arrivata a sparire, nel Settecento la Polonia non esisteva più, in seguito a 3 spartizioni consecutive da parte di Prussia, Austria e Russia. 3 annessioni consecutive, la Polonia era scomparsa dalle carte geografiche d'Europa ed era scomparsa come Stato, non come nazione, anzi lì nasce, diciamo, il patriottismo polacco. Dopodiché, dopo la Prima Guerra Mondiale, la Polonia ritorna a essere uno Stato, a autoamministrarsi, autogestirsi. Conoscete le vicende della Seconda Guerra Mondiale, sostanzialmente la Russia, vincitrice della Seconda Guerra Mondiale, ha conservato la sua linea, perché prima la Polonia era molto più spostata a est, occupava la Lituania, la Bielorussia, parte dell'Ucraina, e si è spostata, sostanzialmente è stata traslata a ovest, occupando, è vero, confini che la Polonia occupava nel Medioevo, ma che in quei secoli erano diventati territorio tedesco. Da qui una doppia emigrazione, i polacchi dell'est che sono emigrati nelle zone occidentali e i tedeschi di quelle zone che sono emigrati nella Germania dell'est che è diventata DDR. Da qui le famose vicende, padre Lardo, aiuto alla chiesa che soffre, eccetera, eccetera. Questi sono i confini attuali della Polonia e la nostra storia comincia esattamente qui, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E vediamo cosa è successo poi nel proseguo. Era sostanzialmente un paese satellite della Russia, dipendente economicamente dall'Unione Sovietica, politicamente ancora di più, e con un'economia socialista, che è entrata in crisi praticamente subito. Già negli anni 60 l'economia polacca non funzionava più, era un paese ricchissimo. Nel periodo tra le due guerre, che è stato un po' il periodo d'oro della Polonia, la Polonia era più ricca dell'Italia, per dire, no? Ecco, l'economia polacca è andata in crisi immediatamente, già negli anni 60 non funzionava più niente. Questa era, faccio vedere qualche immagine, questa era una scena di vita quotidiana della Polonia durante il periodo sovietico. Vedete un negozio con una lunghissima coda davanti e poi l'interno di un altro negozio, non è lo stesso, con gli scaffali completamente vuoti. Tutti i polacchi che hanno vissuto in quegli anni si ricordano i negozi completamente vuoti e questo spiega le code, non è che erano le code del Black Friday. Cosa succedeva? Come mai c'erano queste code? Perché quando arrivava qualcosa nei negozi, la gente che lo sentiva si metteva in coda e faceva queste code lunghissime per comprare quello che c'era, anche perché c'era un'inflazione spaventosa, quindi tra un mese il tuo stipendio non valeva niente, bisognava spenderlo. E tu compravi qualunque cosa, scarpe, cristalli, collant, eccetera, eccetera. E poi cosa te ne facevi? E poi lo barattavi. Lo barattavi. C'era qualcuno che lavorava in una fabbrica di chiodi, che lavorava in una fabbrica di cemento, si portava a casa un sacco di cemento, una scatola di chiodi, tu gli davi i cristalli, lui ti dava una scatola di chiodi. Quindi le code, il baratto, ma non solo, il furto dal posto di lavoro, perché non era, pensate che non era neanche considerato più un peccato rubare, perché era necessario per la sopravvivenza, visto che non c'era niente. E poi un ultimo sistema di sopravvivenza di questa economia che non funziona era la carità. Facevo un pentolone di minestra, dietro di me c'era una vedova, dietro di me c'era una coppia di fratelli ubriaconi, non ero tanto sicuro che avevano mangiato, lo prendevo il bambino e gli facevo portare la minestra. Così funzionava già negli anni 60 l'economia polacca. Questa cosa ovviamente ha avuto delle ripercussioni, la più, come dire, esplosiva è stata questa, gli scioperi del 70. Nel 1970 a Danzica, Gdynia, Elbląg e Szczecin, Stettino, ci sono stati una serie di scioperi, proprio perché non c'era niente, non c'era niente. Se qualcuno aveva la nonna e la zia in campagna riusciva ancora a vivere, altrimenti non c'era proprio più niente. Quindi scioperi per manifestare contro questa situazione economica
Il governo guidato dal Partito Unificato dei Lavoratori Polacchi, come ha reagito a questi scioperi? Ha mandato l'esercito e ha sparato sugli operai che scioperavano. Ci sono stati nel 1970 42 morti e più di 1000 feriti, perché hanno sparato alzo zero sulla folla che scioperava. Ok? Questo è il monumento fuori dai cantieri navali, questa è una foto mia, fuori dai cantieri navali, in fondo vedete un muro con delle targhe sul muro, una statua sulla destra, ancora più a destra c'è il famoso cancello dei cantieri navali. Questo è un monumento che è stato fatto dagli operai dei cantieri navali di Danzica, 10 anni dopo, per ricordare i morti di questi scioperi, uccisi in questo modo. C'è una cosa che vi invito a osservare. Vedete, un monumento molto semplice, sostanzialmente sono 3 croci con delle formelle, delle immagini in basso, ma appesa alle croci non c'è un crocifisso, ci sono 3 ancore. Le vedete? Si vede nella foto? 3 ancore. E un'ancora è anche fatta con dei fiori alla base di questo monumento, si vede quella gialla e verde. Come mai l'ancora? Qualcuno dice, i cantieri navali, le navi, Danzica è una città di mare. Non è così, anche perché il simbolo di Danzica è la sirena, non è l'ancora. Come mai gli operai polacchi hanno messo questo simbolo così in evidenza? Cosa significa? Dobbiamo tornare a la rivolta di Varsavia, quando gli insorgenti avevano una fascia sul braccio, bianca e rossa, come quella che vedete nel riquadro in alto a sinistra, con quell'immagine che ricorda un'ancora, in realtà è una P che sormonta una V, però ricorda un po' l'ancora. Che simbolo è? È il simbolo dell'insorgenza polacca. Sostanzialmente sono le 2 lettere delle parole Polska Walcząca, che vuol dire la Polonia combatte, la Polonia sta ancora combattendo. Ok? Questo cosa significa? Significa che la Polonia ha combattuto nel 1944 contro l'invasore tedesco, ma stava ancora combattendo nel 1980. Ci siamo? Si consideravano ancora la Polonia combattente. Questo ci richiama a un verso dell'inno nazionale polacco, la famosa Mazurek Dąbrowskiego, che ha diverse particolarità. È stata composta in Italia, a Modena, e l'altra caratteristica è che cita nel suo testo l'Italia, come l'Italia nel suo testo cita la Polonia. Già l'Aquila d'Austria, bevè col cosacco, il sangue polacco, il sangue d'Italia è sangue polacco, ma il cuore le bruciò. E i polacchi nel loro inno nazionale citano l'Italia, marsz, marsz Dąbrowski, zejdziemy Wolski do Polski, marcia, marcia Dąbrowski, dalla terra d'Italia alla Polonia. Tradotto vuol dire vai a occupare l'Italia al seguito di Napoleone, poi vieni a liberare la Polonia. Okay. In questo inno nazionale c'è un verso che dice erano gli anni in cui la Polonia non esisteva più come Stato. Okay? Un verso dell'inno nazionale polacco dice la Polonia non è morta finché noi stiamo combattendo. Ci siamo? E visto che i polacchi, contrariamente agli italiani, conoscono molto bene il loro inno nazionale, capite il significato, perché gli insorgenti del 1944 hanno usato questa fascia con la scritta Polska Walcząca, e capite perché nell'80 gli operai hanno usato il simbolo dell'ancora. La Polonia non è morta finché noi stiamo combattendo. È come se dicessero quella che vedete non è la Polonia. La Polonia siamo noi che stiamo ancora combattendo, quindi la Polonia è viva. Era viva sotto l'occupazione, quando non esisteva sulle carte geografiche, era viva quando c'è stata l'occupazione nazista ed è viva ancora adesso con il regime sovietico. Cos'è successo? Ovviamente questa strage di operai che scioperavano, operai inermi che scioperavano, ha creato molto malcontento, che si è aggiunto al malcontento per la situazione economica, perché veramente avete visto i negozi in che condizioni erano, e questa cosa ha portato anche dei cambiamenti politici. Il segretario del Partito Unificato dei Lavoratori Polacco,
Gomułka è stato defenestrato e al suo posto è subentrato Gierek. Cosa ha fatto Gierek? Ovviamente già di per sé il fatto di aver sostituito Gomułka era qualcosa, perché era responsabile della strage degli operai. Ma Gierek doveva in qualche modo risolvere questa situazione economica. E cosa ha fatto Gierek? Ha fatto una cosa probabilmente insieme intelligente e stupida, cioè ha aperto nei confronti dell'Occidente un credito enorme, un credito pazzesco di miliardi, miliardi, miliardi di svuoti. Ok? La parte stupida di questa idea qual è stata? È quella di non utilizzare questi soldi in investimenti produttivi, nel cambiare l'economia, le strutture, eccetera, eccetera, ma nel comprare prodotti occidentali da mettere nei negozi. Quindi nell'immediato la gente si è resa conto immediatamente del cambiamento, perché nei negozi c'era qualcosa, ok? E c'era qualcosa di qualità, non i frutti dell'industria polacca. Il problema è che dopo qualche anno questo effetto era già finito, perché l'economia era tale quale prima, ok? Quindi nuovamente nei negozi mancava di tutto, tutto. Cosa è successo? È successo che a un certo punto il governo, per gestire questa situazione ingestibile, ha aumentato i prezzi di tutto e soprattutto dei generi alimentari. Stiamo parlando di aumenti di prezzo intorno al 100%, quindi il raddoppio della carne, il raddoppio dello zucchero, il raddoppio di qualsiasi cosa, anche generi proprio necessari. Il risultato qual è stato? Ulteriori scioperi. Radom, Ursus e Puok, 1976, sì. Qui sono comparsi per la prima volta nella storia polacca questi bigliettini che indicavano un razionamento dei generi alimentari. Venivano distribuiti questi tagliandi e tu col tagliando potevi comprare lo zucchero, il caffè, il formaggio, la carne, eccetera, eccetera. Faccio presente che dopo 5-6 anni l'effetto di questo prestito enorme che la Polonia ha pagato fino a qualche anno fa era già finito. Perché vi parlo del denaro? Perché purtroppo ha un ruolo rilevantissimo nella nostra storia, cioè quello che è successo, la storia della Polonia del XX secolo è anche una storia economica della Polonia e ha un'importanza. E questo gesto di ieri che ha avuto un'importanza anche nei decenni successivi. Nello stesso anno, nel 76, visto che gli scioperi continuavano a diventare sempre più importanti e la repressione del governo non era più violenta ma continuava a esserci nei confronti degli operai e degli scioperi, è nata una struttura chiamata il COR, K-O-R, in italiano Comitato di Difesa dei Lavoratori. Questo COR era sostanzialmente un'associazione ovviamente informale, perché in un regime sovietico non poteva essere riconosciuto nulla che non venisse dallo Stato, che aveva di provenienza, che aveva fondamento soprattutto cattolico, che aveva come obiettivo quello di dare sostegno agli scioperanti e assistenza legale agli scioperanti e agli operai che, per esempio, avevano degli incidenti sul lavoro. Io stesso ho conosciuto un'operaia che ha avuto un incidente sul lavoro, ha perso delle dita, è stata assistita dal COR per delle questioni legali, quindi aveva questo fine. Ma già l'anno dopo, nel 77, è successo qualcosa di strano, che sarà sempre meno strano nel proseguo della nostra storia, ma che in quel momento era strano. Cioè, nel COR sono entrati dei personaggi che vi faccio vedere qui, in particolare questi due, Miknik e Kuroń, che erano comunisti, non comunisti marxisti, ma comunisti trotskisti, figli dell'apparato, membri dell'apparato, che hanno preso praticamente la testa, il governo del COR, hanno cambiato nome, è diventato Comitato di Autodifesa Sociale, hanno cambiato obiettivi di questa associazione, ma non hanno cambiato nome.
cioè si chiamava Comitato di Autodifesa Sociale COR, in modo che la gente, gli operai, continuasse a pensare che era sempre lo stesso COR. Chi erano questi due? Allora, quello a sinistra, Adam Michnik, questi due tra l'altro erano, sono stati i due principali animatori del 68 polacco, perché il primo 68 che abbiamo avuto in Europa è stato in Polonia. Pochi lo sanno, hanno in mente la Francia, la Germania, l'Italia, eccetera, ma il primo 68 è avvenuto in Polonia ed è una storia molto interessante che ho raccontato in questo libro. Ma chi erano questi due? Erano due trotskisti. Michnik era figlio di un agente sovietico-ucraino che era arrivato in Polonia, aveva lavorato per la Russia sovietica in Polonia, per questo era stato condannato per spionaggio a morte. Dopo c'è stata l'invasione, il 45, quindi la Polonia è diventata uno stato sovietico. Il fratello di Michnik, quindi il primo figlio di questo agente segreto sovietico, è diventato, pur non avendo studiato giurisprudenza, è diventato giudice e si è macchiato di tantissime condanne a morte nei confronti di dissidenti polacchi. E il figlio più piccolo, Adam, prima ha animato il 68, poi si è messo alla testa del COR. L'altro, Kuroň, anche lui ucraino, anche lui trotskista, anche lui facente parte dell'apparato, perché lui era stato quello che aveva proposto e aveva ottenuto di fondare uno scautismo trotskista sovietico in Polonia, che aveva una tradizione scautistica prima del 45, lo Stato non aveva riconosciuto l'associazione scautistica, ma Kuroň ha proposto al governo di fondare un'associazione scautistica per educare i giovani ai valori sovietici. Quindi questi due si mettono a capo del COR, Michnik e Kuroň, li incontreremo ancora più avanti. Non è finita, ovviamente questa situazione non risolta ha portato ai famosissimi scioperi del 1980. Cosa succede nel 1980? Nuovo aumento dei prezzi dei generi alimentari, che ormai gli stipendi restavano sempre quelli, ovviamente, ok? Aumentavano all'inverosimile i prezzi dei generi alimentari, che comunque scarseggiavano, e nuovamente gli operai sono entrati in sciopero. All'inizio, stiamo parlando del luglio dell'80, in alcune fabbriche di Danzica, non nei cantieri navali. Nei cantieri navali lo sciopero è cominciato solo un mese più tardi, più o meno, il 14 agosto. Quindi, visto che questi cominciavano a scioperare, continuavano a scioperare, i cantieri navali per solidarietà hanno cominciato anche loro uno sciopero. Questo sciopero aveva sostanzialmente quattro obiettivi. Primo di tutti, la reintegrazione al lavoro di Anna Valentinovic. Dopo vi faccio vedere chi è Anna Valentinovic. Anna Valentinovic era, vi faccio vedere una foto dopo, era una donnetta, anche minuta, operaia, faceva la saldatrice, immaginatevi una saldatrice nei cantieri navali, no? Ecco, che era sostanzialmente cattolicissima, era l'anima dei cantieri navali. E visto che aveva sempre da ridire in difesa dei suoi compagni, eccetera, eccetera, l'aveva sospeso dal lavoro. Quindi il primo motivo di sciopero era la riammissione al lavoro di Anna Valentinovic. Anna Valentinovic poi nel 2010 morì nell'incidente di Smolensk, tra virgolette incidente, insieme a Lech Kaczynski, lo stato maggiore polacco, eccetera, eccetera. Quindi primo obiettivo dello sciopero era la reintegrazione al lavoro di Anna Valentinovic. Il secondo era erigere un monumento ai caduti del 70, che è quello che abbiamo visto prima, le tre croci con le ancore. Terzo, l'immunità per gli scioperanti, che di solito finiva se andava bene in prigione, se no sparivano del tutto. Quarto, un piccolo aumento salariale, perché eravamo a una serie continua di aumenti, di rincari dei prodotti alimentari, ma i salari restavano a seguire. Gli operai chiedevano non di adeguare i salari alla crescita dei prezzi, ma di, come dire, aumentare un pochettino i salari. Cosa è successo? Tre giorni dopo arriva nei cantieri navali
il famosissimo Lech Wałęsa. E qui cominciano le cose strane. Lech Wałęsa, intanto bisogna dirlo, non era un dipendente dei cantieri navali di Danzica. Lui lavorava per un'azienda che si occupava di manutenzione elettrica, tra i tra virgolette clienti, era un'economia socialista. C'erano anche i cantieri navali di Danzica, ma era un'altra azienda, ok? Quindi Wałęsa il 14 agosto arriva ai cantieri navali e, come dire, si mette alla testa di questo sciopero. La prima cosa strana è che Wałęsa ha sempre raccontato di aver saltato il cancello, che è questo cancello che vedete nella slide, e di aver preso la testa dello sciopero e quindi di aver fatto cadere il muro di Berlino. Così la racconta lui, ma è Wałęsa. In realtà, dei testimoni, più di uno, tra i quali Anna Valentinovic, dicono che Wałęsa non è arrivato da terra scavalcando il cancello, ma è arrivato dal mare su una lancia della polizia. Quindi, secondo i testimoni, Wałęsa è stato portato ai cantieri navali in sciopero, il terzo giorno in sciopero, dalla polizia. Non finiscono le cose strane, perché tutti abbiamo in mente questo sciopero infinito che rivoluziona, eccetera, eccetera. In realtà Wałęsa arriva e chiude lo sciopero. Cioè Wałęsa proclama chiuso lo sciopero. Ottenuta la reintegrazione al lavoro di Anna Valentinovic, ottenuto il permesso di erigere il monumento e l'immunità per i scioperanti, non l'adeguamento dei salari, Wałęsa dichiara chiuso lo sciopero. Compagni, tornate al lavoro. Questa cosa di solito la gente non la sa. Cosa succede? Gli operai cominciano a defluire dalla fabbrica, Anna Valentinovic prende il microfono e urla, compagni, tornate indietro, lo sciopero continua. È stata Anna Valentinovic a dare via al famoso sciopero, perché Wałęsa in realtà aveva chiuso, dopo 3 giorni, lo sciopero che era cominciato il 14 agosto. Questo nuovo sciopero, che è questo, adesso vi faccio vedere nella foto, questa donnetta con la borsetta e gli occhiali, è Anna Valentinovic, che parla col megafono. Quello dietro, con lo sguardo accigliato e i baffoni, è Wałęsa. Okay? La donna che sta arringando la folla è Anna Valentinovic, non Wałęsa. Che cosa succede? Che Valentinovic era molto seguita, era praticamente la mamma dei cantieri navali, gli operai l'ascoltano, ritornano dentro i cancelli, ricominciano lo sciopero. E qui vi faccio vedere 2 immagini molto particolari di questo sciopero. A sinistra c'è un prete che confessa, a destra c'è, probabilmente prima della messa, perché questa che vi ho fatto vedere prima è una messa fatta all'interno dei cantieri navali durante lo sciopero, e questa gente fuori dai cantieri navali sono gli abitanti di Varsavia, che hanno partecipato alla messa nei cantieri navali, perché i polacchi sono un popolo, sono così. Di Danzica, grazie. Ma vi dico un'altra cosa, visto che il comitato dello sciopero ha deciso che nei cantieri navali non avrebbe dovuto entrare una goccia di vodka, sapete che la vodka era, un pochino lo è ancora adesso, una piaga della Polonia in quegli anni, i scioperanti hanno deciso che nei cantieri navali non poteva entrare una goccia di vodka. In tutta la città, i gestori dei bar, dei ristoranti, eccetera, eccetera, hanno smesso di vendere vodka per solidarietà con gli operai che facevano sciopero. In tutta la città non era possibile trovare una bottiglia di vodka. E questo ci riporta all'immagine successiva, cioè perché queste foto del prete che confessa e della gente che attende la messa con questo prete in processione con la stola e l'ombrello e la gente in questa posa composta è stata fotografata? Perché gli operai dei cantieri navali, che non erano semplici operai dei cantieri navali, erano polacchi che combattevano perché la Polonia non era ancora morta, vi ricordate l'inno nazionale? Sapevano una cosa fondamentale, che per combattere e vincere bisogna essere liberi e non schiavi. Chi fa il peccato, dice il Vangelo, è schiavo del peccato. Chi ha la coscienza sporca non potrà mai vincere.
devi avere la coscienza pulita, devi essere libero per vincere le tue battaglie. E loro hanno dato questo messaggio a tutta la città. E tutta la città ha solidarizzato con loro. Quando c'era una messa, tutti partecipavano alla messa dei cantieri navali. Quando gli scioperanti hanno deciso che non si beveva, tutta la città ha smesso di bere. Questa è la Polonia. Il nuovo sciopero, indetto da Anna Valentinowicz, aveva non 4 richieste come quello precedente, ma ben 21 richieste. Queste sono sempre foto mie, ma questi sono i cartelli originali che gli scioperanti hanno appeso fuori dai cancelli dei cantieri navali. Nell'immagine precedente, no, quella, ecco, vedete sotto la scritta Lenina, perché erano i cantieri intitolati a Lenin, vedete questo pezzo più chiaro, sono i due cartelli che vi ho fatto vedere adesso, sono questi. Su questi cartelli ci sono 21 richieste, ve ne leggo qualcuna, non tutte. Queste 21 richieste, per esempio, chiedono la costituzione di sindacati liberi, il diritto di sciopero, non c'era diritto di sciopero nella Repubblica Sovietica di Polonia, libertà di parola e di stampa di espressione, non c'era libertà di parola e di stampa di espressione, aumento dello stipendio base a 2.000 svuoti per compensare l'aumento dei prezzi, una scala mobile per agganciare l'aumento degli stipendi all'aumento dei prezzi, prezzi politici per i generi alimentari che avevano raggiunto dei prezzi folli, abbassare l'età pensionabile, 50 per le donne, 55 per gli uomini, asili e asili nido per le donne lavoratrici, congedo di maternità e sabato libero. Queste erano le 21 richieste. Qualcuno dice che i scioperi dei cantieri navali sono stati fatti contro l'impostazione comunista sovietica perché gli operai volevano il mercato libero, eccetera, eccetera. A me sembra richieste che chiedono più socialismo, non meno socialismo. Vede, sono tutte richieste sociali in qualche modo. Ma perché? Il motivo è questo. Perché questa gente che lavorava nei cantieri navali, avete visto perché chiedevano un'età pensionabile così bassa? Perché erano lavori molto pesanti e usuranti. Okay? Lo sciopero, guidato da Valentinowicz, alla cui testa si mette nuovamente Wałęsa, che diventa il portavoce riconosciuto soprattutto dai media dello sciopero, dura a questo punto tantissimo. E succedono una serie di cose. Per esempio, nel settembre, eravamo a luglio, agosto, adesso siamo a settembre, viene fondato il primo sindacato autonomo e libero della Polonia. Allora, che viene chiamato, e qui penso che tutti abbiano sentito questo nome, viene chiamato Solidarność. Qui le cose strane aumentano. Qui vedete una delle prime bandiere originarie del 1980 di Solidarność. E poi la locandina del film L'uomo di ferro di Vajda. Allora, la cosa anche qui che stupisce è che si forma questo sindacato in modo abbastanza spontaneo, ma improvvisamente trovano un nome per il sindacato pazzesco, Solidarność, una sola parola che fa breccia, eccetera, eccetera. Chi ha proposto questo nome Solidarność? Un giovane chiamato Modlelewski, che era un sodale di Michnik e Curon, i due famosi, che vi ho detto prima, del COR. Anche lui socialista trotskista. Non è finita. Il logo Solidarność, sfido chiunque a dirmi che non è un logo fantastico, ok? È stato disegnato da un altro giovane, Jerzy Janiszewski, chiamato qualche settimana prima a Danzica dal suo ex professore, era un grafico, da un suo ex professore, questo professore faceva parte del Partito Unificato dei Lavoratori Polacchi. È stato lui a disegnare questo logo pazzesco, bellissimo, con i colori della Polonia. No? Non solo, ma il regime ha premiato questo logo con il Grand Prix della Biennale dei Poster di Varsavia, che è il premio più importante per la grafica in Polonia. Il regime ha premiato questo logo.
non è finita. Lo sciopero era ancora in fieri, non si sapeva ancora niente, Solidarnosc stava nascendo, eccetera, eccetera, e già aveva un film celebrativo, L'uomo di ferro di Vaida, che utilizza, guarda caso, lo stesso carattere, la stessa grafica, eccetera, eccetera. Allora, qui in Italia Vaida ha fama di dissidente, di regista dissidente, ok? Sinceramente io non ho mai capito come questo potesse essere possibile. Cioè, secondo voi un regista dissidente in un regime così stretto come quello della Polonia sovietica avrebbe potuto fare dei film? No, ovvio che no. Non solo, qualcuno mi dice, sì, ma Vaida aveva la sua casa di produzione, la Jespul Filmowi X, ok? È verissimo. Era una casa di era l'unico regista polacco della scuola di Łódź, che era una scuola di cinematografia di Stato, che aveva la sua casa di produzione. Chi l'aveva fondata la casa di produzione di Vaida? Il regime. Questo per due motivi. Primo, visto che era il regista polacco più conosciuto all'estero, per dargli un riconoscimento. Secondo, per permettergli una certa autonomia e quindi di lavorare con i paesi occidentali. Infatti negli anni 60 e 70, non so se avete presente il film Danton, no? Aveva lavorato con la Francia, con Depardieu, eccetera, eccetera. Ma chi metteva i soldi in questa casa di produzione? Il regime. Era impossibile finanziare questa casa di produzione altrimenti. Non solo. Lo sceneggiatore che ha scritto la sceneggiatura dell'Uomo di Ferro, Szybor Rilski, nel 1951 ha ricevuto il premio di Stato della Polonia, che è l'equivalente al premio Lenin in Russia, cioè per meriti sovietici, eccetera, eccetera, era stato premiato lo sceneggiatore dell'Uomo di Ferro. Qualcuno dirà, sì, va bene, però Vaida è Vaida. Allora, Vaida, se voi avete seguito un po' la filmografia e non semplicemente letto quelle mezze biografie che compaiono sulla stampa italiana, qual è il problema degli italiani nei confronti della Polonia? La lingua. Gli italiani non leggono e non capiscono il polacco, ok? Quindi continuano a riciclare cose che non possono verificare. La carriera di Vaida attraversa tre momenti. C'è un primo momento in cui fa dei film non solo organici al partito e al regime, di più, i suoi primi film, Cenere e Diamante, eccetera, eccetera, sono film in cui i commissari del popolo sono idolatrati dal popolo e i partigiani, perché la Polonia continuava a combattere, erano degli assassini terroristi. Questi erano i film di Vaida. Poi c'è un secondo periodo, e qui possiamo metterci L'Uomo di Ferro, L'Uomo di Marmo, Danton, eccetera, eccetera, in cui Vaida si sforza di ritrarre accanto al regime sovietico un regime sovietico più morbido. Perché tutti dicono Danton è un film controrivoluzionario. Un attimo, Danton era un rivoluzionario. Possiamo chiamarlo rivoluzionario moderato, non è vero, era un estremista. È vero, si è opposto a Robespierre che era ancora più estremista, ma era un rivoluzionario. Tanti citano Katyn, ok? Tanti di voi immagino hanno visto il film Katyn. Qui in Italia è stato letto come un film controrivoluzionario. Finalmente qualcuno dice che i russi hanno trucidato migliaia di ufficiali polacchi. Verissimo, per noi italiani che non lo sapevamo è stato un film rivelazione, ma sapete come l'hanno letto i polacchi? Perché se voi guardate il film Katyn, ci sono una serie di personaggi collaterali, ok? Ci sono donne, uomini, eccetera, eccetera, e tutti questi personaggi collaterali, quasi tutti, dicono bisogna collaborare col regime. Non possiamo rovesciare il regime, dobbiamo collaborare, non abbiamo altra scelta. C'è qualcuno che si oppone e che fine fa? Una brutta fine. Muore. È chiaro? Negli ultimi film di Vaida, invece, il messaggio è un altro. Fa dei film in cui il protagonista giustifica la sua adesione al regime.
probabilmente sono film autobiografici. Però Wajda, nessuno in Polonia considera Wajda un regista controrivoluzionario, figuriamoci, o un regista dissidente nei confronti del regime. Questo è quello che pensano gli italiani, ma non i polacchi. Allora, succede questo po' di roba, ok? Ripeto, strano, succedono molte cose strane. E voi mi direte, sì, ma Wałęsa sale su, si arrampica sul cancello, cade il muro di Berlino, l'ha detto tantissime volte, no? Allora, anche questa immagine di Wałęsa è un'immagine soprattutto italiana. Sono gli italiani che venerano Wałęsa come un eroe che ha combattuto contro l'autoritarismo, ha combattuto contro questo regime che non funzionava, eccetera, eccetera. Perché in Polonia, dove capiscono il polacco, Wałęsa è considerato una macchietta. Ma scusate, anche qui, quello polacco era un regime, l'abbiamo visto, molto stretto, ok? Secondo voi è possibile che Wałęsa abbia potuto agire indisturbato per tutti questi anni, se era così pericoloso? È possibile che un elettricista semi-analfabeta che parla quasi esclusivamente per proverbi, che si vanta nell'intervista con la Fallaci di non aver mai letto neanche un libro, è possibile che riesca a far cadere un regime così terribile e sanguinario come quello sovietico? Poteva farlo sparire, come sono spariti tanti altri dissidenti polacchi, no? Infatti, cosa è successo? Che soprattutto negli anni 2000, eccetera, eccetera, è emerso un altro ritratto di Wałęsa. Vi faccio un esempio. Questo libro, Esbe Alek Wałęsa, ok? Un libro di, adesso vi dico, 750 pagine, ok? Praticamente tutto di documenti, scritto da due storici, questi due. Questo libro documenta i rapporti tra Wałęsa e i servizi segreti. E i servizi segreti. Questo libro dimostra che Wałęsa ha collaborato con i servizi segreti. Allora, quando è uscito questo libro, molti italiani che si interessavano all'Europa dell'Est hanno reagito in questo modo. Non è possibile, Wałęsa è un eroe, ok? Quindi queste sono calunnie dei gemelli Kaczynski. Wałęsa è un eroe, il suo alibi morale basta a confutare quello che questi storici hanno scritto in questo libro. Tra l'altro questi storici, dopo l'incidente di Smolensk, questi storici lavoravano all'Istituto per la Memoria Nazionale, istituito da Wałęsa, e dopo vi spiego perché, se non ve lo dico me lo ricordate. Quando c'è stato l'incidente di Smolensk, in cui praticamente è cambiato tutto in Polonia, perché praticamente tutta l'elite polacca per l'ennesima volta è stata azzerata, c'è stato un colpo di Stato, non violento, ma un colpo di Stato. Cioè qualcuno è entrato negli uffici del governo, del Presidente della Repubblica, eccetera, eccetera, ha svuotato gli armadi, ha svuotato i faldoni, eccetera, eccetera, e ha licenziato questi due storici. La reazione in Italia è quella che vi ho detto, cioè non è possibile, Wałęsa è un eroe, suo alibi morale confuta le prove documentali di questo libro. Il problema qual è stato? Che nel 2015, quindi pochi anni fa, una signora, la vedova Kiszczak, arriva negli uffici dell'Istituto per la Memoria Nazionale con un paio di scatoloni. Chi era Kiszczak? Chi era il marito? Era un altissimo ufficiale dell'esercito, era un generale dell'esercito, che negli anni di Jaruzelski ha lavorato come ministro degli interni. Quindi da lui dipendeva polizia militare, polizia civile, servizi segreti militari, servizi segreti civili. Okay. Questa
ha portato degli scatoloni pieni di documenti che Kissinger conservava in cantina e li ha consegnati agli uffici dell'Istituto per la Memoria Nazionale. Perché? Per soldi. Perché, e dopo questa cosa sarà più chiara, chi aveva avuto dei ruoli di preminenza nel regime non solo non ha perso tutti i vantaggi, tra cui una pensione d'oro, ma praticamente ha potuto vivere indisturbato senza che nessuno potesse dirgli niente. Quindi questo ha conservato dei documenti di Stato, conservando un tenore di vita altissimo. Quando è morto, la vedova si è trovata un po' alle ristrettezze, diciamo, ok? E allora è andata, io vi do questi documenti e voi mi mantenete o mi date dei soldi, eccetera, eccetera. Questo era un ragionamento neanche troppo complesso. E cosa è successo? In questi scatoloni, più in altri che hanno trovato nella cantina di Kiscak, c'erano nuovamente delle denunce di Wałęsa ad amici, colleghi e vicini di casa. In particolare 29 denunce dal 21 dicembre 70 al giugno del 76. Una di queste denunce, ce ne sono diverse, una di queste recita così: credo che Jasiński e Popielewski possano essere membri di un'unità sovversiva in grado di organizzare uno sciopero. Ok? Il problema qual è? Che una denuncia del genere poteva voler dire l'incarcerazione, torture e addirittura la morte. E questo era il regime in Polonia. Lech Wałęsa, nome in codice, perché tutti quelli che collaboravano avevano un nome in codice, Bolek, e sotto vi ho messo la fotografia di una di queste denunce, Lech Wałęsa, Bolek. Anche Wałęsa ha avuto un film celebrativo da parte di Wajda. Wałęsa, l'uomo della speranza, che è stato il penultimo film di Wajda. Ancora una volta, i difensori di Wałęsa e i, tra virgolette, conoscitori dell'Est Europa e della Polonia si sono lamentati dicendo ma in Polonia tutti collaboravano, era inevitabile collaborare. Del resto così era, per esempio, nella DDR, nella Germania orientale. C'erano più collaboratori quasi che abitanti, no? Bene, in Polonia non era così. Non è vero che tutti denunciavano. Quindi chi voleva evitare di finire in questa rete, perché cosa succede? Non è che chi denunciava, scusate, chi faceva delle delazioni faceva grandi rivelazioni, non era questo il punto. Il punto più importante ancora è che se qualcuno veniva iscritto nel registro e c'erano dei documenti che dimostrava che era un collaboratore, diventava ricattabile. Ci siamo? Cioè, vi ho detto prima come funzionava: se qualcuno era anche solo, come dire, sospettato di delazione, veniva isolato socialmente. Questo per proteggersi, ovviamente. Figuriamoci qualcuno che pubblicamente veniva riconosciuto come delatore. Così funzionava, attraverso il ricatto. Mi spiego? Benissimo. Tanto per farci capire com'era, prima vi ho detto, il regime sovietico non era una cosa all'acqua di rose, era una cosa seria, era una cosa violenta, era una cosa sanguinaria. Adesso ve lo dimostro. Tutti conoscete padre Jerzy Popiełuszko, no? È stato ucciso, tra l'altro ricorreva l'anniversario qualche giorno fa, è stato ucciso nell'84. Guardate la foto a destra. Padre Jerzy è stato massacrato di botte, gli hanno rotto praticamente tutte le ossa, e poi gettato nella vistola ancora vivo. Guardate il volto, guardate le mani. Questo era il regime sovietico in Polonia. E voi mi direte, vabbè, padre Jerzy, sapete qual era il problema di padre Jerzy? Che lui una volta al mese faceva una messa serale nella sua parrocchia che chiamava la messa per la patria. Ci siamo, per la patria.
E lui faceva delle prediche che parlavano della situazione in Polonia, ok? E poi queste prediche venivano trascritte, ciclostilate, circolavano, eccetera, eccetera. Non ha fatto, non cospirava per dire, ok? Faceva delle prediche pubbliche per la patria. Ed è finito così. Voi dite, ma padre Iesi, un caso, un caso. Allora, dall'81 all'89, non sto parlando del periodo staliniano, non sto parlando, dall'81 all'89, quindi gli ultimi 8 anni del regime, le persone uccise dal regime appartenente a Solidarnosc sono state 93. 93 in 8 anni. Non padre Iesi, 93 in 8 anni. Nell'89, l'ultimo anno del regime, sono stati uccisi 3 sacerdoti. Figuratevi gli anni precedenti. Ogni parrocchia aveva un agente dei servizi dedicato ad ascoltare le telefonate, a pedinare il parroco, a ascoltare le prediche, eccetera, eccetera. I seminaristi dovevano fare il militare, durante il militare avevano dei programmi particolari di indottrinamento che prevedevano anche la tortura. Ci sono stati anche dei campi di concentramento nei quali negli anni 50 venivano internati i frati, le suore, eccetera, eccetera, per rieducarli. Okay? Questa era la situazione della Polonia, questo era il regime polacco, non bau bau micio micio. E mi vengono a dire che tutti collaboravano e mi vengono a dire che un operaio semi-analfabeta che non ha mai letto un libro può far cadere il muro di Berlino. Perché non ha fatto sparire anche Wałęsa? Se era così pericoloso, bastava poco. È chiaro? No, non è sparito. Ma torniamo alle vicende di Solidarnosc. Perché? In un modo, per alcuni imprevedibile, e dopo vi spiego perché, Solidarnosc ha cominciato ad avere dall'80, da quando è stato fondato informalmente, poi ha avuto il riconoscimento pubblico da parte dello Stato, un successo incredibile. Pensate che nel giro di pochi mesi ha raccolto più di 10 milioni di tessere, in pochi mesi. Vi rendete conto? 10 milioni di tessere. Di tessere vuol dire di operai che derivano al sindacato. In questi 10 milioni non sono compresi i simpatizzanti, i fiancheggiatori, tutti gli attivisti che non erano operai, non erano tesserati, eccetera, eccetera. È stata una cosa praticamente enorme, che ha coinvolto tutta la Polonia, come vi dicevo prima, che andava in chiesa. Tutta. Solidarnosc ha sgravato la Chiesa di un compito che non era suo, perché come avete capito la Chiesa e soprattutto la rete parrocchiale era stata identificata come rete sociale coesiva per tutte le persone che non si riconoscevano nel socialismo e nel regime, non era il ruolo della Chiesa ovviamente, ma ha aiutato in tutti i modi possibili la nascita e le attività di Solidarnosc. Per dirne un'altra, prima vi ho parlato del pellegrinaggio a Częstochowa che praticamente tutte le parrocchie polacche facevano ad agosto, per il 15 agosto. E era un vero pellegrinaggio, non i pellegrinaggi che facciamo adesso noi in albergo, pullman, vogliamo un ristorante tipico, eccetera, eccetera, nel senso che questi partivano a piedi, attraversavano le foreste, attraversavano i villaggi, eccetera, eccetera, e mangiavano di quello che la gente gli offriva, una scodella di latte, un pentolone di minestra, eccetera, eccetera. Dove dormivano? Sotto qualche portico, in qualche fienile, in qualche granaio, ok? Bene, in questa situazione arrivavano gli attivisti di Solidarnosc alla sera, nei fienili, nei granai, e tenevano delle lezioni di politica, economia, filosofia, storia. Cioè facevano veramente una rete, anche culturale, di opposizione e resistenza al regime. Cosa è successo? Ovviamente questa cosa non poteva piacere al regime. Allora abbiamo Jaruzelski, che nel frattempo era diventato capo di Stato, che nel 13 dicembre 81 proclama la legge marziale, che dura fino a luglio 83, quindi un periodo lunghissimo. Ci siamo?
legge marziale. Cosa significa legge marziale? Significa il coprifuoco, che da una certa età nessuno poteva uscire di casa, se non aveva ovviamente dei documenti che comprovavano l'urgenza. Non ci si poteva raggruppare in gruppi di persone, per cui niente feste nella casa delle persone, niente ritrovi serali per suonare, mangiare insieme, eccetera. Niente manifestazioni pubbliche della fede, tant'è che le vie cruci si facevano intorno alla chiesa, non più per le vie del paese, no? O le processioni, non si potevano più fare assembramenti pubblici. E che praticamente in ogni incrocio, ad ogni incrocio, in ogni via, c'erano uomini della milizia, della polizia, della guardia di frontiera, c'erano mezzi blindati. E nell'immagine a sinistra vedete, per esempio, in una città, qual era la situazione quotidiana. Manganellate. La gente ancora adesso, di una certa età, si ricorda molto bene gli schermi, gli elmi, gli elmetti, gli scudi e soprattutto il manganello di gomma morbida, non dura, perché aveva un po' questo effetto frusta e soprattutto dato sui reni di una persona nuda, praticamente la rovinava per la vita, ma senza lasciare tracce permanenti, a meno di un esame interno ovviamente. Quindi c'erano questi manganelli che erano famosissimi e qui vedete come li usavano con la popolazione, ripeto, ancora popolazione comune, inerme, eccetera, eccetera. Questa è la legge marziale. Allora, a questo punto diventa interessante capire quali sono state le reazioni occidentali a tutto questo bailamme che è successo in Polonia. Come ne parlavano i media occidentali, ma soprattutto la cosa interessante, come ne parlavano gli analisti geopolitici, no? Chi per professione deve fare analisi, previsioni, deve capire cosa sta succedendo, cosa succederà, eccetera, eccetera. Vi ho messo tre esempi. Il primo è una rivista AIR, Executive Intelligence Review, di Lyndon LaRouche. So che Nino Galloni vi ha parlato di LaRouche, accennato a LaRouche nella conferenza precedente, quella sull'IRE. Ecco, Lyndon LaRouche, un politico, aveva un suo piccolo nucleo di intelligence, e questa era la rivista nella quale loro scrivevano le loro analisi. Allora, il 21 aprile 81, questa rivista pubblica, la trovate su internet, un articolo intitolato Il futuro del debito della Polonia, produttività o default. Ma come? Solidarnosc, la legge marziale, sta succedendo di tutto e questi fanno un'analisi sul debito polacco. Ah già, eravamo rimasti nel 70 col debito di Gierek. Com'è finita? Adesso lo vediamo com'è finita. Perché nell'81, nell'80 il debito era in scadenza, giusto? 10 anni il debito era in scadenza. E l'articolo che cosa scrive? Dice che sostanzialmente per la Polonia si prospettano due strade. La prima, cito, consisterebbe in un periodo di grazia di 6 mesi ed una successiva rinegoziazione anno per anno del debito. La seconda, avanzata dalla Francia, in uno slittamento della scadenza del debito di 10 anni ed un congelamento degli interessi per 2 anni. Questa rivista di intelligence, una rivista di questo gruppo politico, non si interroga su Solidarnosc, non si interroga sulla legge marziale, eccetera, eccetera. Si interroga sulla scadenza del debito contratto da Gierek e prospetta queste due possibilità. O un periodo di grazia di 6 mesi, poi una rinegoziazione anno per anno, oppure un prolungamento del debito, una rinegoziazione del debito che lo prolungherebbe di altri 10 anni. Il Washington Post, vi ho messo solo la scritta, 24 agosto 80, quindi durante gli scioperi in Polonia, rendiamoci conto, propone un articolo intitolato L'economia della Polonia, il pasticcio politico. Titolo interessante, ma cosa dice questo articolo? È uno spettacolo.
si chiede in che modo la Polonia potrà pagare il suo debito. Anche loro parlano del debito. La risposta: con un programma di riforme strutturali, che è una locuzione che noi italiani abbiamo imparato a conoscere. L'ironia, dice il Washington Post, è che il potere dei lavoratori, cioè Solidarnosc, la nascita di Solidarnosc, è stato di per sé un grosso ostacolo alle profonde riforme strutturali che molti esperti interni al di fuori della Polonia ritengono necessari per modernizzare l'economia. Questo potere e la generale debolezza del regime comunista polacco, parentesi, che permette la nascita del sindacato libero, ha sventato anche iniziative modeste come il recente tentativo di addebitare ai consumatori prezzi più realistici della carne. Non so se ci rendiamo conto, cioè sembra una cosa ironica, sembra una presa in giro. Questi avevano lo svuoti, ok, con il quale non riuscivano a comprare niente anche perché non c'era nulla, e questi dicono, ma i prezzi in dollari della carne non sono realistici, e te credo. Mi spiego? Ma chi si oppone a prezzi più realistici della carne? Il sindacato e la debolezza del partito che ha permesso la nascita del sindacato. Questa è la lettura occidentale del Washington Post. Mi spiego? Questo è come vedevano in quegli ambienti Solidarnosc. Non è finita. Abbiamo, in questo riguardo più grande, una special analysis della CIA, anche questa la trovate su internet, non è un segreto. Questa special analysis si intitola Polonia, due punti, crisi finanziaria. Anche qui parla di crisi finanziaria, di finanza, del debito. Non sono preoccupati per la Polonia, delle manganellate, della gente che scompare, di padre Jerzy, eccetera, eccetera. Ma quelle povere banche, quei poveri investitori che hanno prestato i soldi alla Polonia, come faranno a riaverli indietro con gli interessi? Ci siamo, questa è la preoccupazione. Vi leggo. Nel breve periodo la Polonia potrebbe dichiarare una moratoria del debito o essere costretta a un fallimento formale. Una moratoria sarebbe preferibile, ma potrebbe essere difficile da organizzare con un così breve preavviso. Un fallimento formale potrebbe avere una serie di conseguenze. La Polonia potrebbe importare ancora meno di quanto faccia adesso dall'Occidente. Potrebbe avere un effetto contagioso, riducendo il ricorso di altri paesi dell'Est Europa al credito occidentale, distruggendo in tal modo il commercio tra Est e Ovest. Il sistema bancario internazionale potrebbe accusare un duro colpo e certamente le banche dell'Europa occidentale richiederebbero aiuto ai governi. Questo è il problema. Avete capito? Capite perché nel 70 vi ho parlato del debito di Ghier, che a voi non me ne frega niente? Perché il problema nell'80 era salviamo le banche. L'avete già sentita questa cosa? Ok, allora, questa è la situazione. Nell'81, come è andata a finire? La Polonia ha dichiarato bancarotta e quindi le povere banche occidentali non hanno avuto la restituzione con gli interessi del debito? Suspense. Andiamo avanti di qualche anno. Siamo nell'89, inizio dell'89, e in tutte le televisioni del mondo, in tutti i telegiornali del mondo, abbiamo visto queste due immagini, per chi c'era, voi siete giovanissimi. Questa è la famosa tavola rotonda, che è stato un avvenimento planetario, diremmo, che ha visto allo stesso tavolo esponenti del Partito Unificato Polacco dei Lavoratori e esponenti di Solidarnosc, cioè dell'opposizione, a discutere del futuro della Polonia. Abbiamo visto anche quel manifesto che vedete in alto a sinistra, che è Cary Grant di Mezzogiorno di Fuoco, sotto la scritta Solidarnosc. Anche qui riconoscete il carattere. Gary Cooper, grazie per la correzione. Ci siamo? Tutti quelli che seguivano i media, la situazione politica e non si preoccupavano delle povere banche all'epoca, hanno visto queste immagini. Anche qui però c'è un piccolo mistero, se non è un mistero è una cosa strana. Perché? Perché la tavola rotonda è stata solo la facciata mediatica di altri colloqui che non sono stati pubblici. Cioè i rappresentanti di Solidarnosc e del governo si sono sì incontrati in questo periodo,
ma in una località appena fuori Varsavia, in una dacia in mezzo alla campagna, in mezzo ai boschi vicino a Varsavia, chiamata, il suo nome è Magdalenka. Se voi fate una ricerca su internet queste cose le trovate. Quindi Solidarnosc, i vertici di Solidarnosc e il governo si sono trovati a Magdalenka senza telecamere per accordarsi sul futuro della Polonia. 89, siamo alla nuova scadenza di un eventuale debito concesso nell'80, 80, 89, 90, ok? Quindi c'è l'urgenza finanziaria. Ma è successa un'altra cosa. Nell'81, appena Solidarnosc ha ottenuto dal governo l'autorizzazione a costituirsi ufficialmente come sindacato autonomo e libero, il COR, ve lo ricordate il COR? Miknik, Kuroń, eccetera, eccetera, hanno sciolto il COR, sono confluiti in Solidarnosc e ne sono diventati praticamente la testa pensante, il vertice. Quindi c'era la base, che è quel fenomeno di massa grandioso, commovente, di cui vi ho parlato prima. Ma il vertice era sostanzialmente il COR, che non era il COR originario, ma il COR con quei personaggi di cui vi ho parlato prima. Ora voi mi chiederete, ma cosa sarà successo a Magdalenka? Si saranno presi a botte, si saranno presi a randellate, si saranno sparati, eccetera, eccetera. Volete veramente vedere con i vostri occhi cos'è successo a Magdalenka? Ve lo faccio vedere. Queste sono due foto degli incontri di Magdalenka. Pacche sulle spalle, brindisi, sorrisi, magari canzonacce, eccetera, eccetera. Neanch'io quando esco a cena con la Domus faccio delle cene così gioviali. Ci siamo? Nell'ordine, qui abbiamo foto in alto a sinistra, Lech Wałęsa, lo riconoscete, leader di Solidarnosc e futuro presidente della Polonia, Adam Miknik, del COR, rappresentante di Solidarnosc, dietro vabbè c'è il cameriere col papillon, Rejkovski, del partito, futuro presidente della tavola rotonda, il generale Kiszczak, questo che fa il brindisi con Wałęsa, è il generale Kiszczak, generale dell'esercito e ministro dell'interno della Polonia sovietica, che brinda con Wałęsa. Ci siamo? Foto in basso a destra, più piccola, abbiamo quello con la barba in fondo, Geremek, futuro ministro degli esteri, Mazowiecki di Pax, che è tipo la chiesa riconosciuta dallo Stato in Cina, cioè era un'associazione cattolica fondata dal regime, futuro premier Mazowiecki, Wałęsa nuovamente perché la foto presa dall'altra parte, abbiamo Miknik che beve, che trangugia la vodka, Rejkovski, futuro presidente della tavola rotonda, e Kwaśniewski, membro del partito che se la ride e se la gode. Queste sono le foto degli incontri di Magdalenka. Tornano i conti, ma non è finita. Non è finita. 22 giugno 1989, quindi subito dopo la tavola rotonda, qualche mese dopo la tavola rotonda, sul Financial Times si parla ancora di Polonia. Questo è il giornale originale. Qui vedete il trafiletto che rimanda all'ultima pagina. Vi leggo il trafiletto. Poland backs austerity package. E rimanda a pagina 28, che è l'ultima pagina, quindi facciamo in fretta. L'articolo è questo, ve l'ho scansionato, questo. Warsaw and Solidarity Experts agree on austerity program. Traduco. Varsavia, cioè il governo, e Solidarnosc, e gli esperti di Solidarnosc, concordano per un programma di austerità. Sul Financial Times. Perché? Perché sostanzialmente non è che si sono trovati a Varsavia, non si sono trovati a Magdalenka questi personaggi che abbiamo visto prima brindare. Dove si sono trovati? A Londra.
Allora, facciamo una piccola premessa. I finanziatori della Polonia erano radunati in due, si chiamano club. Il club di Londra, che raduna soprattutto investitori privati, e il club di Parigi, che raduna investitori pubblici, istituzionali, quindi stati, governi, eccetera, eccetera, che finanziavano un governo sovietico. Quindi questo incontro dove l'hanno fatto? A Londra, con un articolo, un report sul Financial Times. E cosa dice questo articolo? La traduzione è mia, magari non è, però trovate, ripeto, questo è il giornale, ce l'ho qui. Un piano per risolvere i problemi economici e finanziari della Polonia. Questi sono i problemi della Polonia. Con un drammatico programma di austerità. Insieme ad una nuova moneta convertibile e a una rapida introduzione del capitalismo, è stato approvato nei principi da esperti del governo di Varsavia e da Solidarnosc, nella speranza che i leader occidentali lo approvino quando si incontreranno a Parigi a metà luglio. E voi dite, ma i leader di Solidarnosc e il governo di Varsavia hanno preso contatti con Londra e con Parigi? No, perché dopo si spiega chi è il regista di tutta sta storia. Il piano, ideato da Mr. George Soros, il finanziere gestione di fondi newyorkesi di origine ungherese, è stato presentato come un accordo tra tre parti: i creditori occidentali, il governo polacco e il popolo polacco, che ovviamente non ne sapeva niente, e richiede sacrifici da parte di tutti e tre. In maniera uguale, questa è la mia domanda, Soros risponde: i sacrifici più drammatici e politicamente esplosivi saranno sostenuti dal popolo polacco. Una repentina inflazione durante la quale il controllo dei prezzi e altri sussidi saranno eliminati tutto d'un botto. Ci siamo? Vi ricorda qualcosa? Ok, Financial Times, 22 giugno 1989, l'articolo è qua, poi se lo volete leggere, eccetera, eccetera. A questo punto voi mi direte: cosa c'entra Soros? Il problema è che tutti conoscono Soros, nessuno legge quello che scrive. Questo è un libro di Soros, perché Soros non fa solo finanziere. Soros è anche un uomo di cultura, scrive libri, è laureato in filosofia alla London School of Economics. Il suo maestro era Karl Popper, quello della società liquida, della Open Society. Non a caso la fondazione di Soros si chiama Open Society, ok? E Soros, in questo libro, Underwriting Democracy, scrive come lui ha liberato l'Europa orientale dai regimi sovietici. Wałęsa evidentemente non l'ha letto, perché continua a dire che è stato lui a far cadere il muro di Berlino. Soros dice: no, sono stato io. E qui racconta di quando è andato da Jaruzelski a proporgli un piano. Vi leggo, qui stiamo parlando del maggio 88, debito polacco in scadenza, ma ancora non c'era stata la tavola rotonda, non c'erano stati gli incontri di Magdalenka, non c'era stato questo incontro a Londra. Quindi maggio 88, quando fu fondata un'altra fondazione di Soros intitolata Stefan Batory. Poi vi spiego chi è Stefan Batory, anzi lo spiega Soros, ve lo leggo. Ho visitato Varsavia solo occasionalmente, per un giorno o due alla volta. Quasi immediatamente ho stabilito uno stretto rapporto personale con il capo consulente di Wałęsa, Geremek. Cioè il leader dell'opposizione aveva come consulente un membro del partito. Lo scopriamo leggendo Soros. Ero stato anche ricevuto dal capo dello Stato. Soros ha questa prerogativa, parla direttamente col capo di Stato, è successo anche in Italia qualche mese fa, il generale Jaruzelski, per ottenere la sua benedizione per la mia fondazione. Abbiamo avuto una conversazione molto interessante.
gli ho suggerito di sedersi e negoziare con Solidarnosc. Disse che era disposto a parlare praticamente con chiunque e in effetti stava provando a farlo tramite la Chiesa Cattolica. Ma poiché i leader di Solidarnosc erano traditori che avevano convinto le potenze occidentali a imporre sanzioni economiche alla Polonia, non avrebbe avuto niente a che fare con loro. Gli dissi che avevo incontrato Geremek e mi aveva mostrato un atteggiamento molto positivo nei confronti di una sorta di compromesso, proprio perché l'economia era in condizioni davvero pessime e il popolo stava diventando insoddisfatto. Conosceva molte più cose su Geremek di quante ne sapessi io. Vuol dire che si era informato. Ha cambiato, disse Jaruzelski, ha cambiato di Geremek, ha cambiato la sua religione quando era un uomo maturo. Non avrebbe potuto farlo per convinzione. E Jaruzelski aggiunge, anche io ho cambiato le mie opinioni, perché Jaruzelski era un membro dell'aristocrazia polacca prima del 45 e dopo il 45 si era trovato dalla parte dei sovietici. Ripeto, scusate, Geremek ha cambiato la sua religione quando era un uomo maturo, non avrebbe potuto farlo per convinzione. Anch'io ho cambiato le mie opinioni, ma l'ho fatto quando ero giovane. È un vero peccato, dice Soros, che il generale abbia sentimenti così forti e personali, ho risposto, perché gli avrebbe impedito di raggiungere un compromesso. In una democrazia puoi governare con meno del 50% dei voti, ma quando non hai democrazia devi avere l'intera popolazione con te. Senza Solidarnosc non era possibile. Ho sottolineato, ecco la parte geniale che Soros regala a Jaruzelski, ho sottolineato che Solidarnosc avrebbe corso un rischio tremendo aprendosi a una trattativa, perché qualsiasi programma economico avrebbe comportato tagli severi nell'industria pesante e avrebbe danneggiato i lavoratori che costituiscono la forza di Solidarnosc. Tuttavia erano disposti a cogliere l'occasione perché erano interessati al futuro della Polonia come paese. La discussione sui rischi politici che Solidarnosc avrebbe corso ha fatto molta impressione su di lui. Come ho scoperto più tardi, l'ha ripetuto alla riunione del Politburo il giorno seguente. La mia fondazione, che ha avuto l'avallo di Jaruzelski, è stata chiamata Stefan Batory, come un nobile ungherese che divenne re di Polonia e sconfisse i russi in guerra. Uscendo dal mio incontro con Jaruzelski, l'interprete mi ha raccontato una famosa frase di Batory: puoi fare molto per i polacchi, ma non puoi fare molto con i polacchi. Sentì che la fondazione aveva un nome corretto. Soros è ungherese. È ungherese. È chiaro? A questo punto arrivano le famosissime elezioni dell'89, no? Chi non conosce questi retroscena che adesso abbiamo scoperto pensa che sia frutto di un accordo della tavola rotonda. In realtà c'è la questione finanziaria, gli accordi di Londra, eccetera, eccetera. Come sono andati gli accordi dell'89, le elezioni dell'89, le prime elezioni semilibere della Polonia da 50 anni? Come sono andate? Semilibere, perché dico semilibere? Perché il governo ha deciso che avrebbe fatto votare la popolazione e proporre altre liste, ma la popolazione poteva votare solo il 35% dei seggi del Sejm, il resto sarebbero stati assegnati d'ufficio al partito o a altre formazioni che adesso vedremo, e al Senato invece le consultazioni erano lasciate libere. Okay? Come sono andate queste elezioni? Ah, qui. Soros con la sua fondazione Stefan Batory. Questo è l'esito delle elezioni semilibere dell'89. Se voi guardate la colonna dei senatori, praticamente Solidarnosc ha preso praticamente ogni seggio disponibile, 99 seggi su 100, è stato un plebiscito. La popolazione in massa ha votato Solidarnosc.
Nella colonna del Sejm, cioè della Camera Bassa del Parlamento, qui lo chiama, è una tabella di Wikipedia, vedete che praticamente Solidarność, il Comitato dei Cittadini Solidarietà, adesso vi spiego, ha preso tutti i seggi disponibili per le elezioni, 161 seggi su 460. Quindi è stato praticamente un plebiscito per Solidarność. Voi mi direte, ma perché c'è scritto Comitato dei Cittadini Solidarność e non Sindacato Libero Solidarność? È molto semplice. Perché appena prima delle elezioni i vertici di Solidarność hanno sciolto il sindacato e hanno costituito un comitato elettorale, comitato dei cittadini, chiamato nello stesso modo Solidarność. Così la gente ha votato Solidarność pensando di votare il sindacato, in realtà aveva votato per un partito politico neocostituito con le tessere di precedenti azzerate e un nuovo vertice. Questo nuovo Solidarność, vi ricordate il COR che ha cambiato natura mantenendo un nome? Stessa cosa è successo a Solidarność appena prima delle elezioni. Questo Solidarność si è dotato di un foglio elettorale chiamato Gazeta Wyborcza, Gazzetta Elettorale. Chi è il direttore di Gazeta Wyborcza? Adam Michnik, che ancora adesso non è più direttore, ma comunque il patron, un po' come Scalfari in Italia, di Repubblica, scrive continuamente giornali. Gazeta Wyborcza è diventato la Repubblica Polacca, nel senso che ha posizioni ultraliberiste, anticattoliche, abortiste, gay friendly, eccetera, eccetera. E indovinate chi è azionista della casa editrice che pubblica? Soros, George Soros, che non solo finanzia direttamente il giornale, ma è azionista per, mi pare, l'11% della casa editrice Agorà, che è quella che detiene praticamente le azioni di Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza, per tutti gli anni 2000, era il giornale che era più distribuito in Polonia, pur non essendo quello che vendeva di più. Come è possibile? Perché era il giornale che voi trovavate in ogni aeroporto, in ogni albergo, in ogni ufficio pubblico, come da noi negli uffici pubblici arriva solo le 24 ore, là arrivava Gazeta Wyborcza. Ok? Solidarność, il povero sindacato di Solidarność che si è ricostituito, ha fatto causa a Michnik perché lui dice è nostro Gazeta Wyborcza, non puoi usare questo titolo, ovviamente l'ha persa perché è andata in tribunale. Secondo voi i giudici a chi hanno dato ragione? A Michnik. Ci siamo? Ecco. Allora, cosa è successo dopo le elezioni dell'89? Tanto lo sappiamo, il programma di austerità di cui parlavano tutti è stato applicato ed è stato una ecatombe. Le aziende polacche, allora, le aziende polacche erano tutte di Stato. Voi immaginatevi un intero paese di 60 milioni di abitanti. Bello grosso, ok? Pensate a tutte le aziende, da quelle dell'industria pesante, quelle alimentari, trasporti, energia, cemento, aziende chimiche, eccetera, eccetera, ok? Tutte queste aziende, migliaia di lavoratori, aziende strategiche come l'energia, le telecomunicazioni, eccetera, eccetera, svenduto a prezzi di realizzo praticamente, perché se poi voi guardate anno per anno quanto ha ricavato il governo dalle svendite, vedete che è proprio una miseria, a o investitori esteri, nella maggior parte dei casi, oppure addirittura a partecipate estere. Quindi aziende, aziende francesi partecipate dallo Stato per l'energia hanno comprato le centrali a carbone polacche. Perché in Polonia le partecipazioni non dovevano esserci, in Francia c'erano. Quindi i proprietari, tra virgolette, dell'energia polacca è diventato lo Stato francese, tanto per dirne una. E poi i tedeschi, per non parlare di una cosa che faceva piangere i polacchi, le aziende che non sono state liquidate sono state chiuse. Miniere di carbone allagate
perché non potessero essere più scavate. Capite che qui non siamo più alla vendita, alla svendita del patrimonio della popolazione polacca. Qui siamo alla guerra commerciale contro uno Stato, miniere allagate. Un'inflazione, ve lo lascio pensare, schizzata all'esterno. Ovviamente senza uno Stato socialista non c'erano più tutele sindacali. La Russia non comprava più prodotti polacchi, che ovviamente non venivano più prodotti perché le aziende venivano a chiudere. Non pensate che i tedeschi che compravano le aziende polacche facevano lavorare i polacchi e farsi concorrenza alle proprie aziende. Chiudevano la maggior parte delle aziende, disoccupazione al 25% e i salari ovviamente quando c'erano erano ancora quelli dell'epoca sovietica. È ritornata la povertà, una povertà che la popolazione polacca non ha conosciuto durante il periodo sovietico, in cui c'erano le file fuori dai negozi e i negozi vuoti. In alcune zone del paese la popolazione, la disoccupazione ha toccato il 25%, il 25% di persone che avevano sempre avuto il posto di lavoro garantito dallo Stato. I beni minori che non interessavano alle grandi aziende estere, che fine hanno fatto? Per esempio un caucus. I caucus erano le aziende agricole sovietizzate, pubbliche, dello Stato. Okay? Che fine hanno fatto? Il capo del caucus, che ovviamente era quello che aveva la tessera del partito, avendo saputo nell'orecchio, all'orecchio sottobanco, che il caucus sarebbe stato messo in vendita, ha parlato col suo compagno di bevute, col suo amico, eccetera, e per 4 svoti si è comprato l'intero caucus. E poi cosa ha fatto? Ai contadini che abitavano nel caucus gli ha detto: volete continuare a restare nella vostra casa? Ve la vendo a prezzi di mercato. Non solo, i caucus una volta fornivano agli abitanti del caucus acqua potabile, perché c'era un pozzo nel caucus, ed energia elettrica. Quindi se volete acqua potabile e energia elettrica, dovete venire da me. In Russia li chiamiamo oligarchi, qui hanno un altro nome, ma è la stessa cosa. Cioè la stessa nomenclatura sovietica, i membri del partito, dei servizi segreti, cioè non è che tutti quelli che lavoravano per i servizi segreti si sono smaterializzati con le elezioni dell'89 e del 91. Che fine hanno fatto? Hanno goduto di questo vantaggio economico sugli altri. Sapevano cosa era in vendita, sapevano che era in vendita a poco, sapevano che c'erano affari colossali, mai visti, con 4 soldi. Come gli oligarchi in Russia, è successa la stessa cosa. Ma non solo, perché ci sono dei copioni che ritornano in tutti quei paesi dell'est. Vi faccio un altro esempio. Dopo le elezioni dell'81, lo sapete tutti, in Polonia abbiamo avuto il presidente della Repubblica della, tra virgolette, opposizione, Lech Wałęsa, giusto? Dopo le elezioni del 91, un capo del governo, cioè dell'esecutivo, del Partito Comunista, cioè l'esecutivo è rimasto al partito, e ministro dell'economia, un economista ultraliberista. Ci siamo? In Polonia, Balcerowicz. In Cecoslovacchia è successa la stessa cosa. Capo di Stato, come si chiama quello del potere e senza potere, Václav Havel, okay, presidente della Repubblica, un leader dell'opposizione un po' strano, capo dell'esecutivo, del governo, semplicemente il capo del partito, come è stato per 50 anni, ministero dell'economia, Václav Klaus, ultraliberista della scuola di Chicago, eccetera, eccetera. Stesso copione, ok? Vediamolo il piano Balcerowicz. Questo è Leszek Balcerowicz, che è diventato ministro dell'economia in Polonia subito dopo l'89. Ma il piano Balcerowicz, che porta il nome di Balcerowicz, non è stato scritto da Balcerowicz. È stato scritto da quel signore che voi vedete in basso a destra, Jeffrey Sachs. Chi è Jeffrey Sachs?
un economista della scuola di Chicago, ultraliberista, che collabora con l'ONU, col Fondo Monetario Internazionale, che è stato il ghostwriter dell'enciclica del Papa sull'economia, la Laudato Si, l'economia verde, green, e che in quegli anni era a Varsavia. Come mai era a Varsavia? Perché nel piano di Soros era compreso anche l'intervento di Jeffrey Sachs. Cioè, non è che Soros si è messo a fare i conti con la calcolatrice e ha steso il programma economico della Polonia. Ha fatto chiamare dall'ambasciatore polacco negli Stati Uniti Jeffrey Sachs, gli ha pagato la trasferta a Varsavia, la permanenza a Varsavia, e sostanzialmente Jeffrey Sachs è quello che ha scritto il piano Balcerowicz. Lo troviamo anche qui scritto, è tutto scritto, in questo libro di Sachs, End of Poverty. Leggo. Questa conversazione, cioè conversazione di lui con i leader di Solidarnosc, ebbe luogo molto prima che ci fosse un governo guidato da Solidarnosc, quindi improvvisai. Ogni due minuti Kuron, il famoso Kuron, colpiva il tavolo e diceva tak, rozumiem, che vuol dire sì, ho capito. Il fumo riempiva la stanza e la bottiglia continuava a svuotarsi. Ha parlato e parlato probabilmente per altre 3 o 4 ore, era fradicio di sudore. Siamo arrivati a mezzanotte nella redazione di Gazzetta Wyborcza, quindi prima era con Kuron si è trasferito nella redazione di Gazzetta Wyborcza, recentemente convertita ad aula di scuola materna. Mi sono seduto alla tastiera e Lipton e io abbiamo iniziato a scrivere un piano per la trasformazione della Polonia da un'economia socialista nell'orbita sovietica a un'economia di mercato all'interno della comunità europea, direttamente nella comunità europea. Abbiamo lavorato tutta la notte fino all'alba. A quel punto abbiamo stampato un documento di 15 pagine con concetti chiave e pianificato una cronologia delle riforme. Era la prima volta, credo, che qualcuno abbia scritto un piano completo per la trasformazione di un'economia socialista a un'economia di mercato. Di notte, mezzi ubriachi, nella redazione di Gazzetta Wyborcza. Le elezioni del 91, dopo quelle semilibere del 91, ci sono state le elezioni completamente libere del 91. Vi ricordate le elezioni dell'89? Solidarnosc aveva fatto il pieno al Senato, aveva preso tutti i seggi disponibili, che erano poco più del 30 e qualcosa per cento, e questa era la situazione dall'89 al 91. Nel 91 cos'è successo? Vi faccio vedere la grafica con gli esiti della consultazione del 91. Riuscite a trovare Solidarnosc? Guardate bene. Esatto. È al decimo posto, più o meno, al 5%. Dal plebiscito di 2 anni prima siamo crollati al 5%, immediatamente prima del partito degli amanti della birra, che ha il 2,97%. Sì, lo vedete? Ecco, subito dopo il partito degli amanti della birra c'è Solidarnosc con il 5%. Siamo passati dal 100% al 5%. Ora, vi ricordate la parte geniale del piano di Soros, quella che ha fatto illuminare Jaruzelski? Ve la rileggo. Ho sottolineato che Solidarnosc avrebbe corso un rischio tremendo aprendosi ad una trattativa, perché qualsiasi programma economico avrebbe comportato tagli severi nell'industria pesante e avrebbe danneggiato i lavoratori che costituiscono la forza di Solidarnosc. Tuttavia, i membri di Solidarnosc erano disposti a cogliere l'occasione perché erano interessati al futuro della Polonia come paese. La discussione sui rischi politici che Solidarnosc avrebbe corso ha fatto impressione su di lui. Vi ricordate questo particolare? È questo che ha illuminato Jaruzelski, che ha convinto Jaruzelski a mettersi al tavolo con Solidarnosc. Questa è la parte geniale del piano di Soros e di Soros, ed è esattamente quello che è successo. Solidarnosc ha pagato il prezzo del piano Balcerowicz, scritto da Sachs, che era ovviamente un uomo di Soros.
Soros non ha detto il partito deve trattare coi creditori e quindi deve assumersi la responsabilità del disastro sociale che avverrà dopo l'89. Questo è il compito di Solidarnosc. Noi dobbiamo trattare con Solidarnosc perché la gente penserà che quello sarà il prodotto delle politiche di Solidarnosc. Il 5%, 2 anni dopo il 100% dell'89. È chiaro cosa è successo? Questa è la parte geniale del piano di Soros. Infatti, cosa è successo? Che i membri di un regime che ha fatto morti, che ha massacrato le persone a botte, che ha torturato, che ha costretto le persone a delazioni contro i colleghi di lavoro, la famiglia, gli amici, che si è macchiato di tutte queste cose, che ha il sangue dei polacchi sulle mani, non ha avuto neanche un processo. Non hanno avuto neanche un processo. I polacchi non volevano vendetta. Non volevano appendere gli Jaruzelski in un piazzale a testa in giù, eccetera, eccetera. Volevano giustizia. Volevano un processo che giudicasse i crimini di cui queste persone, Jaruzelski, Kiscia, eccetera, eccetera, si erano macchiati. Pensate alle famiglie che hanno visto la gente sparire nella notte, che hanno avuto indietro persone che non avevano più un rene, non avevano più un occhio, eccetera, eccetera. Sarebbe stato giusto, non solo, ma dal punto di vista della nazione polacca, se vuoi chiudere i conti con un periodo storico, devi fare una cosa del genere, devi dare una pacificazione, giusto? Devi fare un processo. Se i conti restano aperti, non avrai mai pacificazione. Noi italiani lo sappiamo bene, giusto? Ecco, cosa è successo? Che questa cosa non è successa. Jaruzelski è morto in un letto di malattia, con Wałęsa che è andato a rendergli omaggio, con Michnik che scriveva sui giornali che Jaruzelski nell'81, istituendo la legge marziale, ha salvato la Polonia da un'invasione militare sovietica. È falso, è falso. Abbiamo le minute del Politburo di Mosca, no? In cui i membri del Politburo dice no, la situazione, non faremo lo stesso errore che abbiamo fatto in Ungheria, Jaruzelski deve sistemarsi le cose a modo suo, sono cavoli suoi, noi non manderemo altre truppe perché già la Polonia era piena di truppe sovietiche, ma non occuperemo militarmente la Polonia, se la deve smazzare Jaruzelski, al massimo possiamo mandargli dei soldi, possiamo mandargli dei generi alimentari, tutto qui. Non solo, ma Michnik è quello che definiva Kiscjak un uomo d'onore. No, non so se è chiaro, Michnik teoricamente faceva parte dell'opposizione, faceva parte del COR, faceva parte dei vertici di Solidarnosc e dice che Kiscjak era un uomo d'onore, che Jaruzelski ha salvato la Polonia. E tutte queste persone non hanno avuto nemmeno un processo. Anzi, chi raccoglieva i documenti e scavava su quegli anni è stato licenziato. Capite adesso perché Kaczynski vuole la riforma della giustizia? Secondo voi, i giudici come il papà di Michnik, come il fratello, scusate, di Michnik, che faceva il giudice e condannava le persone a morte senza nemmeno essere laureato in giurisprudenza, hanno perso il loro posto dopo l'89? No, sono rimasti al loro posto. I vertici dell'esercito, della polizia, dei servizi segreti, secondo voi sono cambiati? No. Kaczynski ci ha provato, ha proposto la legge della lustrazia, che vuol dire trasparenza, glasnost come quella di, come si chiama quello russo? Gorbaciov, grazie. Ma come dire, i lai della stampa occidentale hanno creato una situazione tale per cui non è stata applicata quella legge. E cosa prevedeva la legge della lustrazia? Non che se uno faceva il giudice durante il regime sovietico e aveva condannato dei polacchi a morte per motivi politici doveva, perdere il posto e avere il minimo della pensione, come la maggior parte degli operai polacchi. No,
conservava la pensione, anche questa non è mai stata toccata, la pensione ai ufficiali, eccetera, eccetera, semplicemente doveva firmare un documento pubblico che diceva io ho collaborato, punto, ma conservava il suo posto, solo che la gente doveva sapere cosa aveva fatto sto giudice, tutto qua. Non è potuta essere approvata questa legge, grazie al mondo occidentale che ha inveito contro Kaczynski, eccetera, eccetera. Perché adesso abbiamo capito chi erano i migliori alleati del governo di Varsavia. I poteri forti occidentali, giusto? I poteri forti occidentali. Che scrivevano, vi ricordate gli articoli che vi ho letto, ci vorrebbero delle riforme sostanziali, eccetera, ma consolidarlo non si può fare. Poi con un governo così debole che manganellava i polacchi non si può fare. Avete capito da che parte stavamo noi? Ora, capite perché mi accaloro? Capite perché quando poi la gente mi dice tutti collaboravano, quando mi dice ma sì, ma Wałęsa ha lottato, ha fatto cadere il regime, mi arrabbio? Perché ho in mente il volto tumefatto e le mani spezzate di padre Jerzy, che non è stato ammazzato di botte, l'ha buttato ancora vivo ad affogare nella Vistola. E questo, sapete cosa mi ha fatto venire in mente? Chiudo. Questo quadro, Polska Chrystus Narodów, che rappresenta graficamente una, l'autore è Stika, vedete la data di nascita e di morte, che rappresenta, non fate battutacce, che rappresenta graficamente una profezia del poeta nazionale polacco, Adam Michnik, che nel suo poema più famoso e più patriottico, Gli Avi, tra l'altro un poema che le cui prime parole recitano Lituania, patria mia, perché ai tempi di Michnik, prima delle tre spartizioni, la Polonia e la Lituania erano un unico paese. Michnik, negli Avi, che è il suo poema più importante, Mickiewicz, ho sbagliato, tutti questi nomi che finiscono in Skik, eccetera, eccetera. Mickiewicz, poeta nazionale polacco, che ha scritto Gli Avi, in un suo verso chiama la Polonia Cristo delle nazioni, cioè la Polonia è destinata da Dio alla sofferenza, perché la sofferenza della Polonia è redentrice per tutto il mondo, per tutte le altre nazioni. Ai tempi di Michnik il riferimento era a Jan Sobieski che libera Vienna, a tutte le volte in cui i polacchi sono stati gli unici, o se non gli unici, pensate a Monte Cassino, no, questo è dopo Michnik ovviamente, ma la storia della Polonia era così, si sono sacrificati perché il male fosse sconfitto. Infatti ho intitolato il mio libretto come un celebre motto patriottico polacco: per la vostra e nostra libertà, cioè prima la vostra e poi la nostra. Noi combattiamo per la vostra libertà, poi per la nostra. Questi sono i polacchi. Quindi Mickiewicz scrive questo verso, Cristo, Polonia, Cristo delle nazioni. E quando ho unito i puntini, ricostruito un po' questi eventi degli anni Ottanta, da Gierek alla nascita di Solidarność, alla fine del regime sovietico polacco, la cosa che mi è venuta in mente è ancora il popolo polacco che per l'ennesima volta è stato tradito, umiliato e ha sofferto, no? Come è sempre stato nella sua storia. E nonostante questo, mai piegato. Ricordatevi il verso dell'inno nazionale polacco scritto in Italia: la Polonia non è morta finché noi stiamo combattendo. Bene, detto questo, vi ringrazio, vi saluto.